monti tra le stelle, l'acqua, la terra e il vento parlano di te. Parlano di te, le cascate, le tempeste e i giochi dei bambini che corrono laggiù. Ci manchi tu. Al municipio per chiedere la tomba. Guardate che esiste un diritto universale per tutta l'umanità, il diritto di sepoltura in qualunque posto avvenga la morte di una persona. Quindi lui lo sapeva, colto com'era, non c'era bisogno di andare a chiedere questo. E allora è chiaro che c'era un intendimento sotto a questo atteggiamento manifesto. Ed era il segnale di voler legarsi completamente a questa realtà. Una realtà, quella di Barbiana, fatta una realtà che stava per spopolare, per spopolarsi, dove era stata chiusa la scuola, pluriclasse, giù all'inizio del Monte Giovi, e anche la parrocchia era stato deciso che non ci sarebbe più stato assegnato un parroco. Quello che c'era se ne stava andando, trasferito, e quindi la chiesa doveva restare chiusa. Invece improvvisamente mandarono lui. La gente qui era semplice, rozza, il volto scontroso, scavato anche la fatica nella terra, lo sguardo sfuggente e timido, i discorsi di pochissime parole. Gli è stato affidato il mondo di Barbiana. Si instauri allora il rapporto con Barbiana. E il rapporto è sacro, da rimettere nelle mani divine. In conclusione, ciò che conta è lasciare entrare Dio, ma lo si può fare entrare solo laddove ci si trova realmente, dove si vive e dove si vive una vita autentica con coerenza. E in queste parole possiamo dire che la sintesi è quella di scegliere di stare dalla parte di questa realtà umana, quella anche. A Nadia Neri, Barbiana, 7 gennaio 1966. Cara Nadia, da qualche tempo ho rinunciato a rispondere alla posta e ho incaricato i ragazzi di farlo per me. Arriva troppa posta e troppe visite e io sto piuttosto male. Le forze che mi restano preferisco spenderle per i miei figlioli che per i figlioli degli altri. Oggi però la Carla, 14 anni, arrivata la tua lettera e dopo averti risposto lei con la lettera che ti accludo, mi ha avvertito che ti meriteresti una risposta un po' migliore. Ti dispiacerà che io faccia leggere la posta ai ragazzi, ma dovresti pensare che a loro fa bene. Sono poveri figlioli di montagna, dai 12 ai 16 anni. E poi te l'ho già detto, io vivo per loro, tutti gli altri sono solo strumenti per far funzionare la nostra scuola. Anche le lettere ai cappellani e ai giudici sono episodi della nostra vita e servono solo per insegnare ai ragazzi l'arte dello scrivere, cioè di esprimersi, cioè di amare il prossimo, cioè di far scuola. So che a voi studenti queste parole fanno rabbia. Che io fossi un uomo pubblico a disposizione di tutti, ma forse è proprio qui la risposta alla... Non si può amare tutti gli uomini, si può amare una classe sola, e questo l'hai capito anche da te, ma non si può nemmeno amare tutta una classe sociale se non potenziali. Di fatto si può amare solo un numero di persone limitato, forse qualche decina, forse qualche centinaio. E siccome l'esperienza ci dice che all'uomo è possibile solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chiede di più. Nei partiti di sinistra
giorno. Bisogna che militare vivi, solo perché è un dovere. Uno, ma le persone istruite non ci devono stare. Mi hanno appestato. I poveri non hanno bisogno dei signori. I signori ai poveri possono dare una cosa sola. Da lì, cioè il mezzo d'espressione, di pianti, lo fanno da sei poveri, cosa dovranno scrivere quando sapranno scrivere. Uno è il tempo, e allora, esiste solo il presente, e i poveri uno bisogna fermarsi vita, un po' e smettere di leggere e di studiare e occuparsi solo di far scuola ai ragazzi e occuparsi solo di far scuola ai ragazzi dell'età dell'obbligo e dopo un anno di più, oppure agli adulti. Ma non una parola di più dell'eguaglianza. L'eguaglianza in questo momento deve essere sulla terza media. Amare del nostro destino. Naturalmente bisogna fare ben altro di quel che fa la scuola di Stato con le sue 600 ore strada. E allora chi non può fare come me deve fare solo dopo scuola il pomeriggio, le domeniche e l'estate, e portare i figli di poveri al pieno tempo come l'hanno i figli dei ricchi. Quando avrai perso la testa, come l'ho persa io, dietro poche decine di creature, troverai Dio come un premio. Ti toccherà trovarlo per forza, perché non si può fare scuola senza una fede sicura. Ci sono nemici, è una promessa del Signore contenuta nella parabola delle pecorelle, nella meraviglia di coloro che scoprono se stessi dopo morti amici e benefattori del Signore, senza averlo nemmeno conosciuto. Quello che avete mai nascosto, ma nulla è per caso. Tutto è diverso, ma nulla è diviso. Uno è respiro che riempie la vita. Uno nessuno, è il nostro destino. Siamo noi, prima di essere qui. E non siamo soli mai, non siamo noi, siamo noi. Imparare ad amare è il nostro destino. Metti tutta la forza che hai, vivi tutto l'amore che vuoi. Metti tutta la forza che hai, vivi tutto l'amore che vuoi. Thank you.